Ultima parte della nostra rassegna stampa la apriamo con il messaggero Ostia Litorale che ovviamente titola sul discorso marino, ma andiamo a vedere altri titoli visto che questa tematica l'abbiamo ampiamente approfondita e a centropagina troviamo la fotonotizia da Casal Palocco dopo l'incidente mortale, segnalettica inesistente, inchiesta della procura proprio per far luce sulla situazione dell'area limitrofa alla capitale. E da Cerveteri, depuratore in tilt, allarme a Cerenova, giallo a Cerveteri sul depuratore di via Navigatori degli Etruschi, un improvviso blackout avrebbe mandato in tilt parte della struttura collocata sul lungomare di Campo di Mare, frazione etrusca. Non ci sono al momento stime ufficiali da parte degli enti preposti e non si sa se i liquami siano fuoriusciti sul fiume Zambra e soprattutto in mare. A dare l'allarme un cittadino cerveterano, Angelo Alfani, che si è avvicinato all'area dell'impianto e ha segnalato appunto l'accaduto. Non siamo a conoscenza se i liquami siano fuoriusciti in mare, dice l'assessore Mundula. E poi troviamo anche altri titoli che invece arrivano dalle zone, dai comuni della provincia di Roma, ad esempio da Pomezia, abbandonano l'immondizia in strada, 8 multati, avevano appena abbandonato sacchi di rifiuti in mezzo alla strada Torvaianica, ma sono stati identificati e multati dagli agenti della polizia locale di Pomezia. Sono 8 i cittadini incivili che dovranno pagare complessivamente 2.000 euro per non aver rispettato l'ordinanza comunale che vieta di lasciare sui marciapiedi la spazzatura. Dopo le verifiche partite a ottobre e soprattutto dopo le tante segnalazioni e proteste degli abitanti che da settimane lamentano la presenza di piccole discariche sparse ovunque sul litorale, il comando della polizia locale ha intensificato i controlli. Agenti in borghese passano al setaccio di diversi quartieri di Torvaianica alla ricerca non solo di chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti a terra, ma anche di coloro che non rispettano il calendario della raccolta porta a porta e il corretto smistamento della spazzatura. Non è infatti più tollerato mischiare l'immondizia come in passato, quando nell'umido sono state trovate pantofole e scarpe vecchie e rotte. Stiamo contrastando con ogni mezzo il disastroso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, ha detto il sindaco Fucci. A breve le telecamere di sorveglianza potenzieranno il controllo del territorio e saranno anche inasprite le sanzioni. Sempre da Pomezia, la ASL pronta al trasloco dal 2015. Si sposterà in Via del Mare. A marzo i primi spostamenti degli ambulatori. Nella vecchia sede resteranno soltanto farmacia e consultorio. Andiamo anche sul quotidiano di Latina. Il titolo principale è questo: Il verde sporca le cooperative. Blitz nelle sedi di 7 compagini sociali coinvolte nel sistema di affidamento diretto di lavori e servizi. La polizia sequestra documenti e posta elettronica. Oltre 10 indagati per estorsione. E da Aprilia invece narcotraffico, sequestro da 470.000 euro ai Paniccia. E da Anzio, maxi rapina in gioielleria, banditi in fuga con 100.000 euro. Torniamo poi all'interno del quotidiano di Latina e ci occupiamo di notizie che arrivano dal territorio, appunto della provincia di Roma, la cronaca, quella che abbiamo visto poc'anzi in prima pagina, riportata anche all'interno da Anzio. Due uomini hanno minacciato il commerciante mentre stava per chiudere il negozio. Un colpo da 100.000 euro, rapinato il gioielliere di via 20 Settembre, portati via oggetti preziosi e contanti. Al vaglio degli agenti della Polizia di Stato il racconto della vittima. E sempre da Anzio, Maranesi getta la spugna e si dimette da capogruppo. Tempi delicati per la maggioranza del sindaco Luciano Bruschini. Il
di Palozzi a ripensare la decisione. E lo vedete in questa immagine, Marco Maranesi ai ferri corti col suo partito. Ci spostiamo poi ad Aprilia con la Dolciaria, l'ora della protesta. Verardi di UGL dice: il giudice ha inoltrato la richiesta per la revoca del contratto, sit-in dei dipendenti davanti al Tribunale di Velletri per chiedere un nuovo imprenditore per lo stabilimento. E andiamo ancora una volta sul web, Giulia. Sì, Alessandro, sul web per una notizia che arriva da Pomezia prima, per poi spostarci ad Ardea, è stato fatto un bilancio per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici installati nelle scuole pometine ad un anno di distanza, nelle scuole Trilussa, Orazio e Don Milani. Lo scorso maggio sono stati installati e attivati impianti fotovoltaici finanziati con fondi comunitari e privati e dai conteggi eseguiti il 9 settembre scorso. A un anno e 4 mesi dall'attivazione degli impianti, i risultati in termini economici, scusate, e ambientali hanno cifre importanti, come dichiarato dallo stesso sindaco Fabio Fucci, che ha parlato di un risparmio netto di 7.000 euro tra la diminuzione dei consumi e le tariffe incentivanti liquidate dal gestore dei servizi energetici. Quindi un ottimo risultato per questo dispositivo sperimentale per le scuole pometine. E parlando sempre di scuola, ma non in maniera così ottimistica e virtuosa, ci spostiamo a Tor San Lorenzo, dove nei giorni scorsi c'è stato un ennesimo atto vandalico ai danni della scuola Virgilio in via Campo di Carne. A seguito di questo ennesimo gesto, i cittadini, i genitori si sono riuniti nella zona antistante la scuola in questione per cercare di organizzarsi e chiedere risposte all'amministrazione intervenuta nella persona del vice sindaco, neo vice sindaco Raffaella Neocliti. Sì, Giulia, e vi stiamo per mostrare questa clip degli scorsi giorni proprio per riportarvi poi all'attualità, visto che giovedì ci sarà il tanto atteso incontro tra amministrazione comunali e associazioni, commercianti e cittadini di Tor San Lorenzo, incontro che si terrà nel pomeriggio nell'aula consiliare Sandro Pertini di via Laurentina. E quindi insomma, sarà il momento per fare un po' il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda gli abitanti di Tor San Lorenzo, che affermano sostanzialmente il paese fa parte di Ardea, non è periferia, non va dimenticato. Prima però vi mostriamo appunto la clip, Giulia. Sì, con questa clip vi lasciamo, vedrete l'intervista realizzata ad uno dei rappresentanti dei comitati di quartiere intervenuti e anche al vice sindaco Raffaella Neocliti, dopodiché l'assemblea dei genitori davanti alla scuola e piano piano con il calare della luce del sole vedrete il buio pesto davanti a questa scuola che diciamo non è videosorvegliata ma neanche illuminata. Questo sicuramente non va a disincentivare gli atti ad opera di questi vandali che più e più volte sono entrati all'interno della scuola. Quindi con questa clip noi vi lasciamo e vi diamo l'appuntamento come sempre per l'edizione pomeridiana. A dopo, arrivederci. Arrivederci. Il problema sono gli continui atti vandalici che accadono frequentemente in questa scuola. Non è il primo e quindi un gruppo di genitori ha deciso di dire basta e organizzare questo sit-in. Ci ha chiamato chiedendo supporto e noi siamo qui a supportare i cittadini. I problemi sono tantissimi, sono 11 anni che come comunità di quartiere insomma lamentiamo e denunciamo la situazione drammatica di Tor San Lorenzo. Diciamo che è un po', come dire, no? Il brutto anatroccolo di Ardea, Tor San Lorenzo, non viene sicuramente supportata dalla politica, dalle istituzioni, è lasciata un po' al degrado. Poi chiaramente questo degrado poi porta e genera tutto questo, quindi c'è tanto da fare, c'è da lavorare, da rimboccarsi le maniche, e la politica deve fare sicuramente il suo lavoro che non fa purtroppo da troppo tempo. Tor San Lorenzo merita rispetto, le scuole meritano rispetto, i ragazzi meritano rispetto e soprattutto meritano di poter studiare in una scuola adeguata e senza che una settimana sì, una settimana no, ci sia il problema e che rimangano a casa, insomma. La priorità è sicuramente la sicurezza e quando parlo di sicurezza racchiudo sicurezza urbana, sicurezza scolastica. Qui non c'è più la percezione della sicurezza.
Quindi è da qui che bisogna ripartire, è da qui che l'amministrazione deve ripartire e ridare la percezione della sicurezza ai cittadini. Vice Sindaco, in che modo le istituzioni saranno e sono vicine a questi comitati di quartiere, a queste associazioni in questo momento storico, Ardea, Tor San Lorenzo, colpite profondamente da questi atti vandalici? Allora, io sono qui questa sera proprio in solidarietà ai genitori, perché sono un genitore anche io. È vero, la situazione è molto pesante nelle scuole e nel quartiere intero. Ho proposto per giovedì 20 un tavolo presso l'aula consiliare alle ore 16:30, dove per la prima volta, credo, si riuniranno tutte quante le associazioni del quartiere, i comitati di quartiere, quindi associazioni culturali, sportive, tutte quante le confessioni religiose. Abbiamo contattato e comunicato al parroco e alle altre confessioni religiose del territorio, al gruppo scout che esiste qua in queste zone, al dirigente scolastico, a tutti coloro che vorranno partecipare, per fare un elenco non solo delle problematiche che già conosciamo fin troppo bene, ma un elenco di soluzioni, quindi di idee, di opportunità che loro possono offrire a noi e noi con loro collaborare per lavorare sul tessuto sociale di questo quartiere più che altro. Questo è quello che a me sta a cuore. Quindi cercare di dare un qualcosa ai ragazzi che veramente li tolga dalla strada, che veramente gli dia un'opportunità di crescere bene e da lì poi di conseguenza credo che si aggiusti tutto il resto, perché anche gli atti vandalici sono dovuti a questo, mi dispiace dirlo, ma è così. Quindi laddove il ragazzo trova altri interessi, sicuramente più costruttivi, non ha più il tempo per andare a fare queste, diciamo così, scorribande in giro, ecco. Io voglio lavorare su questo in unione con tutto il quartiere, con tutto il territorio, con tutte le associazioni, perché tutti quanti hanno qualcosa da offrire sicuramente, e quindi è compito nostro ascoltare tutti, sederci insieme, lavorarci insieme, dare la possibilità di, come ho detto prima, fare un elenco di tutte le cose positive che si possono tirare fuori, prima di tutto la scuola che lavora già da tempo con i ragazzi, che è proprio l'istituzione più importante sicuramente nell'educazione, e quindi chiediamo collaborazione soprattutto alla scuola e alle famiglie intere. Facciamo qualcosa sull'immediato, non lasciamo che questa volta hanno distrutto tutto come tante altre volte, perché il comune avrebbe risparmiato un sacco di soldi. Bravissima. Se avesse fatto qualcosa prima. Non parliamo di non spendere soldi soltanto per il futuro. Il comune non ha i soldi, risparmiateli i soldi. Iniziamo a fare qualcosa per far sì che non dobbiamo spenderne altri inutilmente. Quello, noi chiediamo questa sera, penso che principalmente siamo venuti qui per questo, per parlare di questa scuola adesso. Poi giustamente parliamo anche del resto. Ben venga. Ma abbiamo un incremento demografico 3 volte superiore a quello che è la cittadina di Ardea. E consideri, no, le volevo dire soltanto questo, c'è una lampadina sola accesa nell'androne dove entrano i ragazzi. Le chiederei gentilmente un impegno solo, di far accendere per lunedì le luci attorno al plesso scolastico, che mi sembra la stupidaggine, non serve né sindaco né assessore né vice sindaco, serve solo una persona seria che si prenda l'impegno di poter far accendere le luci che già ci sono. Almeno questo io direi che è il minimo. E l'altra cosa importante, le telecamere sicuramente non ci sono. Il comune accetta l'iscrizione di cittadini di Tor San Lorenzo alla scuola media di Ardea, perché pare funzioni meglio, abbia più, ma non fa niente per quella di Tor San Lorenzo, un controsenso. Bravissima. Cioè, non dovrebbe accettare iscrizioni di ragazzi di Tor San Lorenzo, perché il comune, come ha detto, è unico, quindi le scuole devono funzionare allo stesso modo. Tutte uguali. Non avere una preferenza. Se c'è questo spostamento è perché evidentemente una scuola dà di più dell'altra. Il mio figlio io lo porto a Tor Vaianica. Ecco. A Tor Vaianica il contributo volontario viene dato da tutte le mamme, perché la scuola funziona. Qui non lo dà nessuno, perché la scuola non funziona. E dice, io a chi li do questi soldi che a mio figlio non tornano indietro? Questo è un piccolo esempio che dovrebbe far pensare. È la prima volta che la vedo, io non posso dire, ah no, assolutamente non farà nulla, perché questo non lo posso dire. Però mi dispiace, ma non posso dire altrimenti dell'amministrazione che c'è stata fino adesso. Io mi prendo la responsabilità delle mie azioni quando pago i tributi, anche se non ci arrivo a fine mese. Vado e pago quello che devo pagare. Ora voglio dire, è possibile che non c'è uno che si prende questo impegno? Ecco perché io dicevo, facciamo il nodo al fazzoletto. Allora, lo facciamo, perché il nodo al fazzoletto deve essere una cosa... Signora, io l'impegno ce lo metto tutto, totale. Io me lo auguro.